chiuso, chiuso, chiuso. Il divertimento viene demonizzato. Non si fa questo per hobby, è un lavoro, siamo dei professionisti. Dopo 4 mesi di lucchetti e serrande abbassate, per le discoteche si apre un piccolo spiraglio, quantomeno per quelle all'aperto. Salvo impennate dei contagi, la conferenza Stato-Regioni ha stabilito le linee guida per la riapertura. 15 giugno, il giorno buono? Questo lo dovrà dire il Presidente del Consiglio dei Ministri. Se non dovessimo riaprire nel breve termine, prevediamo una perdita occupazionale abbastanza ingente. Quando si riattiverà questa sala, Claudio? Non ne abbiamo nessuna idea. Nel momento in cui noi ci siamo presi la responsabilità di stare chiusi finché non ci saranno queste rassicurazioni, abbiamo bisogno che lo Stato ci tuteli. Un comparto, quello delle discoteche e del nightlife, al collasso. Chiusi da febbraio, oltre ai problemi legati allo stop obbligatorio, resta ora da gestire la distanza, i termoscanner, la somministrazione delle bevande e tutto ciò che è previsto nelle linee guida. Le linee guida sono quelle del mantenimento sociale fuori pista di 1 metro di distanza e dentro la pista di 2 metri di distanza. Certamente per le nostre attività sono provvedimenti non accettabili. Club Festival Commission, questo aggregato di persone che si stanno dando da fare spontaneamente, io con 1000 colleghi, DJ, imprenditori, organizzatori di festival, vogliono riaprire in sicurezza sanitaria. Il 30-40% delle aziende all'aperto con queste condizioni non riapriranno. Con l'estate alle porte, il post-lockdown, giovani e giovanissimi forse potranno ballare all'aperto, una riapertura che eviterebbe gli abusi praticati in questo periodo di chiusura dei locali. Sarebbe un'ottima soluzione se le regioni si mettessero d'accordo, perché se una regione dice sì, una dice no e comincia a regnare il caos. Qualora noi dovessimo stare ancora chiusi, dove andranno a cercarsi il loro divertimento se non in luoghi totalmente abusivi e non controllati? Si potrà incappare in quello che sarà senz'altro l'abusivismo, la clandestinità. Una situazione complessa che bisogna monitorare per evitare situazioni incontrollate e incontrollabili. Non sono stato mai 3 mesi lontano da una console.